12ª rassegna provinciale del volontariato e della solidarietà, venerdì 14 ottobre e sabato 15 ottobre. Polifemo non poteva non considerare un evento che ha un valore particolare, una rilevanza sociale davvero significativo all'interno della realtà tarantina. E allora una battuta che preannuncia il programma con i nostri ospiti, a cominciare dal presidente del CSV, Centro Servizi Volontariato, che ha organizzato, ha coordinato appunto la rassegna. Presidente, perché partecipare alla rassegna? Venite nel nostro cantiere ad aiutarci a costruire questa comunità che secondo noi può essere migliorata. Ecco, lei ha usato una parola magica, tra virgolette, significativa, che forse è lo slogan, l'essenza, il cantiere del volontariato, il significato di questa espressione. Il cantiere che genera tante azioni affinché entra dentro di noi questo senso di appartenenza per formare quella comunità che dicevo prima. Professoressa Carmen Galluzzo Motolese, vicepresidente vicario del CSV, tanto volontariato, tante associazioni, tante forme di volontariato che si estrinsecano anche attraverso l'arte. L'arte è volontariato, il volontariato è arte, è voce del verbo essere, non congiunzione, ma anche congiunzione. C'è un binomio, ecco, un'identità. Allora, come affinare il nostro spirito? Come volgerci al volontariato se non attraverso l'arte? Abbiamo mostra di pittura, mostra di fotografia, abbiamo ascolto di grandi concerti dell'Associazione Armonie, quindi e altre associazioni e altri gruppi musicali, quindi venite, affinerete il vostro animo e ci dedicherete il vostro tempo in futuro. Maria Antonietta Brigida, da oltre un decennio vicepresidente del CSV, dare risposte a tante emergenze sociali del territorio. C'è un esercito silenzioso che è quello del volontariato, che riesce anche a sopperire a certi deficit istituzionali. Questo è vero. Nella nostra provincia e nella nostra città il mondo del volontariato, della promozione, della cooperativa sopperisce a quelli che sono i bisogni essenziali della collettività. Però la cosa più interessante e bella che noi vedremo in rassegna è il grande esercito, questa parola non mi piace, ma in questo senso lo dico proprio, esercito del bene, esercito non dei giovani, dei che giovani frequenteranno la nostra rassegna. Avremo quasi 400 giovani provenienti da tutte le scuole della provincia che incontreranno il mondo del volontariato e potremo finalmente discutere con loro. La festa sarà veramente la chiusura del progetto Giovani in Volo. E allora venerdì 14 ottobre, sabato 15 ottobre, Città Vecchia di Taranto, Università degli Studi, l'ex caserma Rossarol, facciamo battere il cuore del volontariato e della solidarietà. Polifemo sposa questa causa.